Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale europea dedicata alla nostra serie di Hearts of Iron 4, The Great War Redux con l'impero tedesco. Oggi ragazzi siamo pronti a registrare con il sottoscritto che ha una voce nasale, immagino, orrenda, perché credo di essere l'unico che il 22 di giugno riesca ad ammalarsi avendo mal di gola e naso che cola. Grande così, Matt, complimenti, bravissimo. Proprio molto molto intelligente giugno dover dormire con le coperte perché hai freddo con la temperatura che c'è. Dai, dai. Ma detto questo, ragazzi, piccolo sfogo personale, ma prima di iniziare permettetemi di dare i dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio, tra i quali Davide Spina, Conte di Spade, Augustus Imperator, Tomahawks, Reingade, Matteo e Giorgio Zisa. Grazie mille ragazzi, grazie mille a tutti voi. Oggi abbiamo grosse aspettative, eh? Abbiamo davvero grosse aspettative perché l'episodio dell'altra volta ci ha lasciato con molto cringe, molta incazzatura dal mio lato, però sono riuscito ad andare avanti qualche settimana. Guardate come sono riuscito a ripulire bene questo confine, ragazzi. Sono molto euforico del risultato ottenuto. Abbiamo ripreso interamente tutta la pianura padana. E siamo riusciti ad arrivare fino all'altezza di Pisa e Firenze. Abbiamo ripreso anche Torino. Gli alleati stanno cercando di fare un avanzamento qua, ma noi stiamo aspettando ancora perché non vogliamo ripetere l'errore dell'altra volta. Nel frattempo, gli italiani hanno ripreso velocemente sia Sardegna che Corsica, quindi bravi, complimenti. Ci sono delle piccole truppe in Africa dei greci. Quindi effettivamente l'interesse di portare i greci nel conflitto devo dire che è stato molto positivo, perché adesso i greci hanno addirittura 9 divisioni. Queste 9 divisioni saranno pure poche, però diciamo che potrebbero comunque dare loro una mano. Nel frattempo abbiamo i nostri giapponesi che stanno facendo, come vedete, una chiusura sullo stretto di Gibilterra, mentre io ho cercato di andare a ristrutturare un po' la marina con i consigli che voi mi avete dato. Infatti, se andate a vedere, adesso noi abbiamo i sottomarini che dovranno fare patrol qua e avranno come obiettivo, visto che sono davvero pochi, di ingaggiare solo a basso rischio, così evitano problemi. Mentre la flotta principale, che sicuramente è molto più grossa di numero, si occupa di fare patrol, in questo caso a medio rischio, nel mare del nord e nel canale della Manica. In questo modo spero di riuscire a isolare l'Inghilterra come voi mi avevate detto. Per quanto riguarda la nostra produzione, ragazzi, siamo messi molto bene, abbiamo già iniziato a costruire i nuovi fucili, ce ne mancano per ora circa 1200. Però direi che producendo le 180 al giorno, credo che in poco tempo dovremmo riuscire a risolvere la problematica. Risolta questa problematica, poi andremo a ridefinire completamente la struttura e la divisione anche delle fabbriche militari con il resto, perché come vedete dobbiamo costruire un sacco di obici, un sacco di support equipment e anche diverse motorizzate. Abbiamo anche i primi IV tank da fare. Va bene, allora ragazzi, andiamo qua, la nostra cavalleria, come vedete, si sta addestrando al momento, è ferma all'80, ma ci vuole poco. Ah, ecco, un'altra cosa che mi stavo dimenticando di farvi vedere, ho cambiato interamente il template delle guardie, infatti, mi sembra che l'abbia cambiato, e invece no, mi ero sbagliato. Quindi a questo punto vi direi, andiamo velocemente a cambiare il template. Ok, perfetto. In questo caso andiamo a modificare il template. Perfetto, ottimo. In modo tale che l'esercito sia anche più concentrato dal punto di vista delle forze. E detto questo, ragazzi, direi facciamo partire il nostro timer. Cerchiamo di migliorare il nostro fronte italiano nel frattempo. E speriamo che in questo episodio si riesca a portare a casa ottimo risultato. Il Regno d'Irlanda si è unito all'Entente. Esattamente, quindi chi è che si è unito all'Entente? Dei due? Ah, loro, ok.
E io potrei magari portare loro dalla mia parte? Ecco, invitiamola alla fazione. Oh! Ok, allora, fermi tutti. Dunque, l'autoritarianesimo è in crescita. Ok, l'autoritarianesimo dovrebbe essere il... No, sono gli Erzwollen. Aia. Oh cazzo. Potremmo far esplodere una guerra civile? Però qua siamo al 25. Cosa facciamo? Rischiamo? Perché questo ci permette di avere delle fabbriche. Ma il research slot è fondamentale. Però il research slot non ci serve l'HL al 25. Proviamo a vedere. Se io riesco a fare il referendum, non dovrei perdere, penso, il bonus dell'Hinderburg Program. Proviamo. Ok, siamo sempre al 25 per ora. Ok. Quindi sembrerebbe che la situazione regga. Sì, esatto, il timer sta andando avanti. Qui intanto la nostra situazione come sta andando? Le truppe si sono tutte spostate. Molto bene, abbiamo preso anche il porto di Livorno. Andiamo a modificare la fallback line. Ok. E così almeno dovremmo evitare problemi legati a possibili sbarchi con Genova. Tra l'altro hanno fatto una pace bianca. Ah, ok. Hanno chiuso il conflitto lì. Va bene, poco male. Ok. Allora, intanto qua la situazione com'è messa? Direi che siamo messi discretamente bene. Dal punto di vista dei rifornimenti siamo quasi tutti arancioni. Per quanto riguarda le costruzioni, direi che abbiamo costruito tutte le nostre ferrovie, quindi dovremmo essere abbondantemente rossi, ovviamente, però comunque stiamo resistendo adesso all'attacco, perfetto. E adesso... raga, ma questa avanzata... Che sta succedendo? Questa avanzata... Facciamo a sto punto così. È così, cerchiamo di estendere ulteriormente il fronte. Molto bene. Allora, adesso il problema è sostanzialmente il fatto che dobbiamo riuscire a gestire un po' meglio il nostro scontro. Qua esattamente cosa sta succedendo? Qua stiamo avendo dei grossi problemi con l'Ungheria. Allora, vediamo un attimo. La nostra cavalleria come è messa? 88. Qua sinceramente non lo so se sia fattibile. Dunque, allora, proviamo un attimo a portare avanti l'assalto contro l'Ungheria. Questo si sposta qua e questi altri 12 provano a spostarsi qua. Nel mentre direi evitiamo di addestrarli di nuovo e prepariamoci. Allora, vediamo di nuovo qua come siamo messi. 71, perfetto. Allora, sono tutti pronti. Dunque, prendiamo queste qua e le portiamo qua. Queste intanto vanno qua, ok. Mentre queste 12 vanno intanto qua. Ok, speriamo che la situazione funzioni. Allora, abbiamo ricercato gli Albatross, ottimo, quindi sono i Light Fighter e direi potremmo iniziare a ricercare i Closer Support, se non anche questi bonus, che secondo me potrebbe essere la scelta addirittura migliore. Andiamo a prendere i bonus della cavalleria, andiamo a ricercare i nuovi Fighter e qua vediamo un pochino come siamo messi, ci vuole ancora parecchio. Allora, facciamo subito il bonus della ricerca, prendiamo le nostre cavallerie e fermi. Loro continuano ad avanzare qua e vanno a Budapest. Anzi no, avanzano qua e vanno qua. Mentre loro vanno poi qua, poi qui e qui. Benissimo. Dai, dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo. Forza, ragazzi, forza.
Perfetto. Yessa! E l'Ungheria cade, vaffanculo. Sì, ragazzi. Sì, bravi, 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 bravi. Ok. Questi tutti qua. E andiamo a eliminare questa brutta problematica. Intanto vediamo l'Italia. Ragazzi, l'Italia. Davvero? Ok. Allora, cambio di piani perché mi sa che al momento il fronte in meridione non è più così tanto necessario. Quindi prendiamo loro due e andiamo ad attaccare qua. Perfetto, così che ripuliamo. E poi lasciamo le truppe un attimo a prendere giusto questo territorio. Perfetto. E poi riprendiamo le forze e le rispostiamo sul fronte qua. Molto bene. Ok, ragazzi, ok. Favoloso. Oh, merda. Hanno fatto lo sbarco. Cazzo, ragazzi, non è possibile. Odio questa IA. La odio visceralmente, ragazzi. La odio visceralmente. Qua spero che riescano a eliminare questa. Perfetto, l'hanno eliminata. Molto bene. Ok. Allora, la Croazia anche capitolata. Benissimo. Ok. Fronte sta andando molto bene. Perfetto, perfetto. Ok, abbiamo solo la Bosnia. Dopodiché possiamo finalmente eliminare la problematica. Poi questi qua, che è la nostra cavalleria, la portiamo subito qua. Andiamo a eliminare questi qui e la rispostiamo poi in Italia. Allora, il regno di Siam chiede di unirsi. Ovviamente, ragazzi. Facciamo unire il regno di Siam. Perfetto. E anche questo è stato pulito. Andiamo a prendere giusto questo piccolo territorio e poi così. Perfetto. E poi ci ritroviamo di nuovo tutti a Budapest. Abbiamo finalmente ripulito sto benedetto fronte in Ungheria grazie alla tattica della nostra cavalleria. Le truppe disertano in massa. Cazzo, più portiamo avanti il conflitto e più la questione diventa complicata. Ok. Allora, il war support è comunque alto. Dunque, iniziamo a fare una propaganda contro la Francia. Perfetto. Potremmo aumentare l'eroismo, ok? E cerchiamo di incoraggiare anche una vita frugale per la nostra popolazione. Adesso che abbiamo eliminato questo benedetto problema, utilizziamo la cavalleria velocemente per portarla a Roma, così che cerchiamo di sfondare subito in meridione. Sfondato in meridione, portiamo la cavalleria a nord. E cerchiamo di fare un piano d'attacco qua in meridione, abbinandolo con un piano d'attacco contro il Belgio. Oppure portiamo la cavalleria a nord, vediamo un attimino come fare al meglio tutto. Poi, allora, abbiamo fatto finalmente, benedetto cielo, questa qui. Quindi ora direi, potrebbe essere una buona idea andare a orientarsi qualche cosa di politico. Non voglio scatenare una guerra contro l'America, però. Perché se mettiamo in mezzo l'America, siamo davvero, davvero nei casini, ragazzi. Prendiamo intanto loro e iniziamo a pianificare l'attacco. La nuova building di research lo andiamo ad utilizzare, ovviamente, questo per dare maggiore attacco alla nostra fanteria. Ok, il Siam ci vuole dare delle truppe. Ok, abbiamo ricercato i nuovi Zeppelin, quindi a questo punto direi abbiamo ricercato questi che erano importanti. Poi questi tanto sono nel 1918. Questi ci servirebbero in effetti. Cerchiamo di andare con loro e andiamo anche a costruire i nuovi Zeppelin. Perfetto. E questi io direi, ragazzi, li vado. Vabbè, però pure l'influenza pandemica H1N1. No, dai, che palle, ragazzi. Un evento negativo dietro l'altro. E questi qua li andiamo a inserire qui. Perfetto. E si stanno spostando sul fronte. Molto bene. L'Italia è stata tutta ripresa, quindi direi che questo spostamento qui non ha un grande senso, quindi lo dividiamo in due e cerchiamo di portare prima il uno qua e l'altre invece le portiamo invece qua. E
e cerchiamo di utilizzare il bonus del piano Shiflen. In questo modo spero di riuscire a penetrare con la cavalleria come abbiamo fatto con Geria. Oh, bene, finalmente abbiamo costruito gli Ivy Tank, ottimo. Qua direi che siamo messi abbastanza bene, perfetto. Non so se abbia senso continuare per questo sentiero, passando dagli obici all'artiglieria antifanteria. Potrei iniziare a fare Cryptanalyst e Cryptography. Quindi proviamo a fare prima questi due per agevolarci per il fatto che dobbiamo fare il nostro attacco, e dopo che li abbiamo ultimati possiamo magari iniziare a prepararci per tutto ciò. Facendo il piano, ragazzi, ci ritroveremo a combattere contro anche il Lussemburgo, però sono abbastanza tranquillo, tanto comunque sono solo 3 truppe e non dovrebbe essere una questione troppo complicata. E qua il fronte sta reggendo. L'Italia al momento regge. L'abbiamo totalmente ripresa. Perfetto. Molto bene. Molto molto bene. E di nuovo abbiamo l'influenza. Per 720 giorni. Yeah, ragazzi. Serio? Forza, dai, 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 dai. Spostatevi, spostatevi. Iniziate a prepararvi. Allora, queste truppe che al momento sono disperse qua, io proverei a mandarle subito qua. Dopodiché li utilizziamo magari per attaccare in Francia meridionale. Ok, e questo problema l'abbiamo risolto. Ora, questi qui li mettiamo sotto un unico generale. Gli diamo qualcuno molto basato sull'attacco. Ecco, questo qua. Ok, perfetto. Allora, gli diamo questo. Poi questo lo mettiamo qua. E questo direi gli diamo... Allora, questo gli diamo l'attacco. Gli diamo il recovery, perché visto che abbiamo l'influenza pandemica vorrei evitare problemi. E adesso queste truppe si stanno spostando qua. Oh, no, di nuovo! Porca vacca, ragazzi! Che palle, cazzo! Dai, che palle! Ok, campagna cinese, l'abbiamo fatta. Però sembra che le stiano reggendo. Quindi adesso cambiamo un attimo, perché togliamo questo e andiamo a fare una cosa un po' più pulita. Molto bene. E gli diamo come piano d'attacco sempre lo stesso. Perfetto, ok. Così intanto anche loro si preparano. La cavalleria come messa qua? Entrenchment al massimo e l'organizzazione è bassina. E si sta pure abbassando. Ok, quindi mi sa che... ci conviene esagerare, quindi signori andiamo a fare un attacco contro il Belgio e speriamo che vada tutto per il meglio. Ok, abbiamo completato anche questo e a questo punto direi... questi sono 200 giorni, l'industria qui come messa? Production, construction speed, ecco, facciamo construction speed che è sempre utile. Ok, non abbiamo più uomini che disertano. Ok, perfetto. Allora, questi vanno qua. Perfetto. Questi vanno qua e poi si spostano qua. Prendiamo loro e gli facciamo avanzare. Questi due cercano di sfondare qua, proseguono qui e qui. Perfetto. Mentre per quanto riguarda l'altra unità di cavalleria, si spostano qua. Perfetto, ok, vai, 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 ok. Qua come siamo? Dai che ci siamo, dai che ci siamo, ragazzi. Dai che riusciamo a sfondare, forza, forza. Questa volta non dovremmo avere problemi di fronte. Oh, bene, 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 bene. Guardate qua come stiamo andando molto bene. Andiamo solo magari a fare così e dare una mano qua. Cerchiamo di prendere Parigi. Qua la cavalleria 84. Ok, in questo modo obblighiamo i nemici a difendere Parigi, togliendo unità sul fronte. Il Belgio è tostissimo, ragazzi. Il Belgio è tostissimo. Andiamo a Lille e poi qua.
80. Signori! Signori! 21 aprile abbiamo preso Parigi! Abbiamo preso Parigi! Sì, cazzo! Sì! 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 Come siamo messi? No, non voglio War Gold. Dov'è? Qua! È al 39%. Va bene, va bene, va bene. Va bene. Tranquilli, va bene. Va bene. No, non va un cazzo bene. Guardate la diventare matto. Mi farà diventare matto. Farà diventare matto. Ok, allora. Alexandre Millerand chiede la pace. Io direi, ovviamente, facciamo finire la guerra. L'Entente si arrende. Ok, quindi questo vuol dire che finalmente siamo pronti. Loro per caso hanno qualche malus per il fatto che hanno ufficialmente perso? Arma ribelle. Epidemia. Influenza pandemica. Sembrerebbe di no. Tanto qua come siamo messi. Dai, dai, dai. 81. Perfetto. Adesso questi poi vanno qua. Dai che li chiudiamo. Yes. Forza ragazzi, forza. Si va a casa, si va a casa. Qua come siamo messi. Forza, 91. 92. Facciamo avanzare qua e poi gli facciamo andare qua. Però mi sa che la guerra è finita. Mamma mia ragazzi, ok. Quindi l'abbiamo terminata qui? L'abbiamo terminata qui. Yes. Yes. Abbiamo ufficialmente vinto la prima guerra mondiale. Yes. Non ci credevo più ragazzi. Non ci credevo più. 5 maggio 1919 abbiamo ufficialmente il termine della prima guerra mondiale con la riparazione di guerra che ci deve ripagare la Francia e ufficialmente l'impero tedesco riesce ad avere il controllo del Belgio. Abbiamo l'impero tedesco che è andato a inglobare anche l'Ungheria e adesso dobbiamo un attimino cercare di ristrutturare il nostro esercito, perché comunque è molto provato al momento, ma iniziare a capire anche un po' come lavorare al meglio per quanto riguarda il nostro futuro obiettivo del gioco. Infatti, se vi ricordate bene, il nostro obiettivo al momento era quello di andare poi a terminare il tutto con la restaurazione del Sacro Romano Impero. Per fare questo, però, noi dovremmo, mi sa, avere la possibilità di controllare le regioni italiane, ma non sono abbastanza sicuro. Quindi rimaniamo un attimino in attesa, ragazzi, e andiamo a vedere se effettivamente al termine della campagna cinese come focus avremo la possibilità appunto di iniziare a fare una restaurazione del Sacro Romano Impero. Allora, rivoluzione in Egitto e il colpo di Stato nella Repubblica Britannica. Attenzione, la Repubblica è diventata una comune socialista. Quindi questo vuol dire che in Egitto... Vediamo un attimo se possiamo restaurare il Sacro Romano Impero. Possiamo! Possiamo, ragazzi! Ok, allora, andiamo a iniziare il nostro focus per restaurare il Sacro Romano Impero. Andiamo anche ad estendere in questo caso un attimo il fronte in meridione, perché vorrei un attimino anche poi capire con voi quali possono essere i nostri obiettivi prossimi. Noi abbiamo dei war goal in Cina, come vedete, e potrebbe essere interessante lavorare in Cina per prendere i territori. Più che altro mi aspetto di sentire la vostra opinione. Per quanto riguarda però invece il nostro focus, qua possiamo far rinascere il Reichstand, quindi ci permette di guadagnare la rivoluzione democratica. Dopodiché, come vedete, abbiamo tutto il ramo per attaccare l'Italia, per far rinascere l'ordine dei crociati,
prendere Gerusalemme e con il Fall Barbarossa attaccare i russi. Allora, i russi non so se abbia senso attaccarli, sinceramente. I russi hanno quante divisioni? 104. Noi al momento ne abbiamo 130. Io sinceramente questo sentiero lo vorrei tenere con i russi alleati. Ditemi voi ragazzi che cosa ne pensate, quale pensate che possa essere una scelta migliore. E adesso ragazzi finalmente siamo pronti per far rinascere il Sacro Romano Impero. E tra l'altro ragazzi, piccolo particolare che non vi avevo fatto assolutamente vedere, il nostro impero si è espanso enormemente, perché non solo noi abbiamo guadagnato questi territori, ma come vedete noi abbiamo il Belgio come puppet, la Svizzera come puppet, l'Ungheria come puppet, la Serbia che al momento è soggetta al controllo di altri, però è all'interno dell'alleanza. La Romania è all'interno dell'alleanza, idem per le famose tre Bulgarie che vedete. Il problema è giusto solo la Turchia, che è al momento indipendenza e garantita dall'America. Potrebbe essere un'ulteriore scelta, quella che vi dicevo, oltre che attaccare la Cina, espandersi a danno dell'Italia per il Sacro Romano Impero andando a conquistare Gerusalemme, potrebbe anche essere l'idea quella di attaccare l'impero ottomano ed entrare in guerra contro l'America. Dato che il Focus 3, se noi andiamo a vedere qua, c'è la possibilità di fare un blocco degli stretti, una campagna americana con il dispaccio Zimmerman, che chiunque sia appassionato un minimo di storia sa bene di cosa parlo, cioè quel dispaccio in cui la Germania aveva mandato la richiesta al Messico di entrare in guerra contro l'America con la garanzia, a fianco ovviamente della Germania, con la garanzia di ricevere poi dopo, in fase di pace, il Texas e i territori californiani che gli erano stati tolti nel 1800, se non erro. Quindi potrebbe essere una decisione interessante scegliere anche questo Focus 3. Detto ciò ragazzi, vi saluto perché è passato davvero molto molto tempo dalla vittoria sopraggiunta nella nostra prima guerra mondiale. Il nostro bellissimo impero è ormai uscito vittorioso dal conflitto. Dobbiamo adesso solo riuscire a capire come gestire al meglio il tutto. Va bene, ditemi la vostra e un saluto a tutti e ci vediamo il prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi, a presto.